è mai capitato di pensare a coloro che verranno dopo di noi? Beh, c'è da dirlo, non è semplice. In questo serpeggiante intrecciarsi della nostra esistenza, qui su questo pianeta può succedere di tutto e può anche succedere che di generazioni future non ne esisteranno più. E noi lo sforzo con la nostra mente però lo possiamo fare, non ci vuole tanto. Come specie, infatti, siamo bravi a utilizzare una facoltà che è potente e terribile allo stesso tempo, l'immaginazione. Con l'immaginazione, se ci pensate, abbiamo costruito tante cose, tutti quei concetti che guidano le nostre vite, anche la società di cui facciamo parte. John Searle direbbe che la maggior parte degli aspetti della nostra vita sociale nascono con un atto linguistico, e l'atto linguistico è il risultato di un atto immaginativo. Costruiamo la società che desideriamo pensando e immaginando il futuro. Questo futuro che pensiamo però quasi sempre è soltanto il nostro futuro. Presi dalle varie circostanze in cui ci troviamo poi di giorno in giorno, facciamo fatica a pensare più in là del nostro naso. Facciamo fatica a metterci nei panni dell'altro nostro contemporaneo, figuriamoci in quelli di un individuo che non è ancora nato e che non vedremo mai nascere. Di questo fantasma del Natale futuro che si aggira tremendamente su di noi, non riusciamo ad avere alcuna contezza, perché il suo richiamo è debole, non abbiamo nessun aggancio, non c'è nulla che ce lo indichi. Di chi ci è già stato abbiamo i resti, il residuo, il monumento. Di chi ancora non c'è non possiamo avere nulla. Non c'è nessun monumento futuro e la memoria è necessariamente memoria di ciò che è già stato. La memoria è esperienza del tempo vissuto e dei tempi che non viviamo, è difficile parlare. Il problema è che ora più che mai siamo in grado di incidere in maniera decisiva su chi verrà dopo di noi. E questo a tutti i livelli, economico, sociale e anche e soprattutto ecologico. Quindi prima ancora di chiederci che cosa dobbiamo fare, in che modo agire nei confronti di individui che ancora non esistono, dobbiamo chiederci se tutto ciò sia possibile e se sia giustificato. In due parole, dobbiamo parlare di giustizia intergenerazionale. Cioè dobbiamo capire quali siano, da dove vengono e se davvero esistano obblighi verso soggetti che non appartengono né al tempo passato né al presente, ma al futuro. La risposta non è semplice, non è scontata. I quesiti che ci dobbiamo porre di fronte a domande di questo tipo sono diversi e presentano un grado di difficoltà diverso. Anzitutto, può sembrare una cosa da poco, ma non lo è. Noi non sappiamo come la penseranno fra diverse centinaia di anni individui che non siamo noi. Anzi, non sappiamo nemmeno quale sarà il bagaglio esistenziale della generazione immediatamente successiva alla nostra. Non possiamo giudicare il futuro con le stesse identiche categorie con le quali giudichiamo il mondo che ci circonda. Pensate a quanto sia difficile muoversi in bilico su questa trave. Cose che probabilmente noi consideriamo necessarie potrebbero essere affermate come superficiali in un futuro nemmeno troppo lontano. E come al contrario, quello che allo stato attuale pensiamo che non abbia alcuna rilevanza potrà apparire fondante agli occhi di chi sarà al nostro posto un domani. Se le basi sono queste, tutte le scelte che facciamo qui e ora non potranno mai essere del tutto responsabilizzate, semplicemente perché non sappiamo su che cosa saremo un giorno giudicati e quali saranno anche i metri di giudizio. Ed è una prospettiva, sì, aberrante e immobilizzante anche, perché tutto quello che facciamo rischia di non avere semplicemente alcun senso alla luce di ciò che faremo, di ciò che saremo domani. Chi ci soppianterà potrebbe non avere la nostra stessa concezione del bene e del male, tutti i nostri sforzi attuali si vedrebbero vanificati. La responsabilità che possiamo vantare nei confronti di esseri che sono così diversi da noi è blanda e insignificante. Per questo motivo i sostenitori di questa tesi parlano di una responsabilità attenuata nei confronti delle generazioni future. Ma le cose potrebbero andare anche peggio. Potrebbe esserci un problema di identità. Secondo il filosofo Derek Parfit, il semplice fatto che possa esistere una generazione futura dipende dalle scelte che vengono prese in questo preciso momento. Insomma, se domani andando al parco calpestate una cacca di cane e scivolandoci sopra andate a finire in braccio alla donna, all'uomo della vostra vita, voi dovete ringraziare quel cane perché senza di lui non avreste potuto né innamorarvi né poi procreare. Se al contrario la vostra scarpa non dovesse adagiarsi su alcun escremento, semplicemente l'occasione precedente non esisterebbe e non avreste nessuno con cui prendervela. È una traccia del futuro che non è mai esistita. Inutile quindi dare la colpa al cane perché il cane non esiste, non è un attore della scena. Il problema di identità sta in questo, il non identity problem, come lo chiama Parfit.
Le generazioni future potranno dirsi soddisfatte per il semplice fatto di possedere una vita degna di essere vissuta, e questo è l'unico metro di giudizio, e non potranno minimamente condannare chi li ha preceduti per le scelte compiute, perché tipi diversi di scelte avrebbero portato a tipi diversi di esiti, esiti che loro non avrebbero potuto constatare, perché non esistenti, mai esistiti, mai venuti al mondo. Insomma, alla base dell'esistenza degli individui futuri ci sono sempre e comunque gli atti prodotti dagli individui esistenti, che poi vanno a determinare le stesse possibilità di esistenza dei futuri. Per questo, se esisti, ringraziaci che ti abbiamo fatto esistere e smetti di puntarci il dito contro. Naturalmente Parfì poi va contro questo assunto, che è accettabile soltanto in punta di diritto a livello teorico, e prova a trovare un'altra teoria che giustifichi la presenza di obblighi verso le generazioni future. Se non che poi il compito si rivela un po' arduo, perché è difficile trovare una giustificazione razionale a una problematica di questo tipo. Come facciamo a giustificare razionalmente degli obblighi che in realtà non esistono, ma che noi sentiamo chissà per quale motivo appartenerci in maniera determinante? Come afferma Ferdinando Menga in Lo scandalo del futuro, che è un testo che è bellissimo, al quale vi rimando per avere un'idea anche più ampia di ciò di cui stiamo parlando, per riuscire a fondare razionalmente la responsabilità intergenerazionale serve prima di tutto un ripensamento radicale dell'etica. Più elevato dell'amore del prossimo è l'amore del remoto e futuro, diceva Nietzsche, e quindi questa nuova etica deve per forza di cose essere un'etica dell'alterità. A cambiare quindi è il soggetto etico. In questa nuova etica il soggetto si costituisce nella sua relazione con l'altro. Senza l'altro non esiste alcun soggetto, e per arrivare alla soggettività è necessaria la voce, il richiamo dell'altro. Quest'altro non è una figura presente qui e ora, ma è un fantasma, e il nostro circolo qui si chiude, un fantasma che aleggia sulle nostre esistenze. Non ha bisogno di temporalità, di spazialità, non ha bisogno di trovarsi a diretto contatto con l'alterità, ma l'avverte come fondativa del suo stesso essere e del suo agire anche. Una prospettiva in cui il soggetto passa a considerare la sua responsabilità come un appello che gli proviene da un luogo e da tutti i luoghi contemporaneamente, da un tempo e da tutti i tempi. Non soltanto quindi passato, perché noi comunque ci costruiamo sempre su quello che siamo stati e che gli altri sono stati prima di noi, ma anche futuro, un futuro che ci viene incontro e che ci pone delle domande alle quali siamo obbligati a rispondere. Tanto individualmente siamo obbligati quanto collettivamente. Soltanto in questo modo poi saremo capaci di parlare al futuro e quindi di assumerci delle responsabilità per persone che ancora non esistono. Quindi c'è bisogno di fantasia morale, cioè, per dirla con le parole di Waldenfels, che sono riprese da Menga, c'è bisogno di prendere in considerazione gli appelli e le richieste delle generazioni e delle popolazioni future, ancor prima che i loro rappresentanti siano in grado di farne valere i diritti e le istanze. Quanto qui si richiede, quindi, è una forma radicale di sostituzione, la quale presuppone il fatto che ogni individuo si lasci interpellare oltre la sua morte da un futuro estraneo. E qui torniamo all'immaginazione. E non c'è modo migliore di chiudere un cerchio che con le parole che Nietzsche mette in bocca allo Zarathustra: il futuro e la più remota lontananza sia la causa del tuo oggi. Io chiudo qui, e se l'episodio vi è piaciuto mettete un like e condividetelo sui vostri social, o lasciate un commento sulla pagina Facebook o sulla appena sfornata pagina Instagram, o anche sul canale YouTube, che è una cosa più immediata. Vi abbraccio e ricordate sempre di seguire Filosofia per il Nuovo Mondo, per non smettere di pensare.